I bagni di Mario, che pochi conoscono, pochi bolognesi conoscono, è uno dei posti più intriganti che abbiamo a Bologna, perché sono sotterranei, sono posti di memorie molto antiche, di memorie termali. Noi non conosciamo bene i nostri sotterranei, fra l'altro fa bene questo gruppo di Vitruvio a fare questa esplorazione sistematica in tutti i nostri sotterranei, no? Perché non c'è solo sotto al Nettuno ad andare a vedere la fonte. Ricordiamo fra l'altro che il bacino idrico di Bologna, quando ancora i Romani avevano fatto l'acquedotto, era collocato più o meno dove oggi sorge il Palazzo Pizzardi, ex Palazzo Pizzardi, poi delle Poste, all'angolo tra via D'Azeglio e via Farini. Sì, ancora via Farini, via Carbonesi inizia da D'Azeglio in poi. Quindi lì sotto è il bacino delle acque che arrivano dal Setta.